a fare la nostra conversione. In un caso voglio far capire perché deve venire per forza la periodicità, è una cosa banale, ma allora, se vado a fare il mio settimo, poi facciamo un altro esempio in cui venga anche l'antiperiodo, cioè allora, uno, il settimo della luce sta 0 volte e poi io per continuare la divisione metto la virgola e poi posso mettere quanti 0. Adesso il 7 e 10 ci sta una volta, resto 3, metto un altro 0, il 7 e 30 ci sta 4 volte, resto 2, il 7 e 20 ci sta 2 volte, resto 6, il 7 e 60 ci sta 8 volte, resto 4, 5 volte, resto 5, 7 volte, resto 1. Che succede adesso? Come era iniziata la divisione? Con 1 seguito da uno 0 e poi si andava avanti. Adesso cosa ci ritroviamo? 1, ci metto lo 0 appresso, fa 10, e a quel punto che succede? Che succederà? Che si ripete. Cioè, se questa sequenza dava luogo a queste cifre, continuando avremo la stessa sequenza e darà luogo alle stesse cifre. Quindi continuando io avrò 0, 14, 28, 56 periodi. È inutile continuare perché so che farà così. E questo è necessariamente vero per ogni divisione, per ogni frazione. Per quale motivo? Perché a un certo punto, se o la divisione termina, allora se la divisione termina, per esempio, un quinto, ma un quinto fa 0, e poi la divisione termina. Ok? Quindi la divisione, diciamo, l'espansione decimale è limitata. Ma se non termina, vuol dire che continua. Se continua, a un certo punto le cifre qua del numeratore finiscono, devo mettere 0. Se metto 0, i resti, per esempio, nel caso di 7, i resti quali sono? Sono, se viene 0 vuol dire che la divisione è finita, ma qua non viene mai 0. Allora i resti possibili quali sono? Sono tutti numeri da 1 fino a 6. Il resto non può essere, non può superare il divisore. Quando li ho avuti tutti, 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1 si dovrà ripetere, no? Quando li ho percorsi alla peggio, avrò tutti i possibili resti e poi si devono ripetere per forza. Nel momento in cui si ripetono, avrò il periodo. Quindi una frazione è per forza, in espansione decimale, è un numero decimale limitato. Il problema è come tornare indietro e come far vedere come convertire un numero decimale con espansione limitata o periodica in frazione. Allora, come si fa? C'è una regola. La regola non... questa cosa dimostra un fatto che io ho detto un sacco di volte all'analisi. Ve la ricordate? Chi si ricorda la regola di conversione dalle espansione decimale a frazione? Oh, siete 100, L'altra volta mi è capitato uno che se la ricordava. Su un centinaio non se la ricorda manco uno. Cosa dimostra questo? Una valida per sempre, cioè? Una valida solo per il terzo, per esempio il sesto, adesso la faremo, ma la faremo in un altro modo. Il problema è questo: la memoria, lo scopo ultimo della memoria è fallire. Non voglio dire che la memoria sia inutile. Sto dicendo che lo scopo ultimo della memoria è fallire. Supponete di avere un DVD, lo vedete con molta gioia, eccetera, fino a che il DVD per qualche motivo non si rovina. Quando si è rovinato, è finito. Non riuscite più a accedere ai contenuti che stanno lassù. Quindi, era una memoria, la sua ultima cosa che ha fatto è fallire. Nel momento che è fallito non puoi più tornare indietro.
È chiaro? Quindi la memoria, prima o poi fallisce. Tutte le memorie. Fallisce la memoria nostra facilmente, anche perché è disegnata apposta per fallire. Cioè la memoria nostra funziona, dice, ma che sta roba che serve? Via, facciamo. Se no sarebbe bello, uno si legge il libro, se lo ricordo, va a fare l'esame. Ma falliscono anche le memorie di massa. Provate a prendere un dischetto di un fratello maggiore o di vostro padre, insomma, un dischetto di 90 anni fa. Provate a mettere in un computer, se ancora ci sta un computer che li accetta, e provate a leggere e vedere se funziona. Difficile. Anche qualche CD di 10-15 anni fa spesso presenta problemi. Più sì che no. Dice, vabbè, ma mo ci stanno i... vabbè, pure te aspetta 20 anni pure il DVD. Oppure anche, diciamo, gli hard disk e quant'altro. Ovviamente, anche ammesso che questo lasso di tempo aumenti, però insomma alla fine, lo scopo ultimo è sempre quello. Allora, partiamo da... però c'è un qualche volta che, in cui la memoria non fallisce del tutto. Per esempio, tu per ricordarti una password o una cosa importante, a volte fai un piccolo ragionamento, poi ti dimentichi, sì, però dice qua la cifra era 2 o 3, allora fai un piccolo ragionamento e ci arrivi. In quel caso, quello fa riferimento a un meccanismo che si chiama meccanismo di ridondanza o di correzione dell'errore. Comunque, al di là di questo, il concetto è che se una cosa non è strutturata si dimentica facilmente. Se una cosa è, per esempio, se imparate a, diciamo, se provate a imparare una lingua nuova, 50 volte imparate una parola, 50 volte la dimenticate, fino a che non la collegate a un oggetto, fino a che non la collegate. Allora, è importante questa cosa, perché state ai primi corsi e acquisire il metodo di studio è importantissimo. Allora, se io disegno una chiave, adesso io, se all'oggetto associo la parola, se io faccio una traduzione in inglese, per cui ci metto la parola key, ok? Avrò sempre problemi a ricordarmi, perché questo è un filo appeso dietro un altro filo. Questa struttura è molto instabile, verrà segata dal nostro cervello alla prima occasione. Invece, oltretutto, l'accesso a questa informazione sarà, ci metterà il doppio del tempo, perché io prima guardo l'oggetto, prima metto la parola chiave, dalla parola chiave poi devo pensare chi. Ok? Se invece io all'oggetto collego le due parole indipendentemente, rimangono entrambe collegate all'oggetto, la struttura è più stabile, non lo ricordo. Oltretutto, questo, quando se sto parlando con qualcuno in inglese e gli devo indicare l'oggetto, dammi la chiave, give me the key, direttamente, cioè non è, a volte per oggetti o concetti piuttosto complicati, se tu parli con un inglese, anche se sei italiano, se devi provare a tradurre in italiano, devi fare fatica, cioè nel senso che tu hai ragionato direttamente in inglese. Con questo cosa voglio, diciamo, trasmettere? Voglio trasmettere il fatto che la negazione del, diciamo, di un metodo valido per imparare una lingua è la traduzione. Quale traduzione hanno fatto la scuola? Tanti o poco? Inglese, in e dall'inglese, ecco, tutta roba sprecata. Per studiare l'inglese o qualunque altra lingua, la traduzione serve in maniera molto limitata, deve essere un punto di arrivo, non il punto di partenza. Se io continuo a tradurre, io continuo a pensare in italiano. Allora, secondo voi, se uno vi fa una domanda in inglese, una domanda in inglese, allora tu devi prima tradurre questa cosa in italiano, poi devi pensare, elaborare una risposta, poi la devi tradurre in inglese e gliela devi dire. Qua tempo c'è? Non esiste proprio.
chiaro? La stessa cosa per quanto riguarda, ovviamente, la parola chi appesa all'oggetto, siccome è la seconda che appendiamo a questo oggetto, deve avere un qualche modo per essere ricordata, per essere strutturata. Se io ho una struttura, cos'è una struttura? Per esempio, supponiamo di avere vedete questa piccola matrice di numeri? Io ho fatto la terza riga e la terza colonna servono soltanto a fare la somma per righe e per colonne. Qua c'è la somma delle prime tre, delle prime due colonne, e qua c'è la somma delle prime due. Ok? Immaginate in questo momento di prendere un numero qui e sostituirlo con un altro numero. Allora poi se fate la somma di questa riga si trova, la somma di questa diciamo di questi due elementi non si trova. La somma di questi due elementi si trova, la somma di questi due elementi non si trova, la somma di questi due elementi si trova, la somma di questi elementi non si trova. Cosa scoprite? Scoprite che in questa matrice c'è un errore, non solo, ma sapete anche che l'errore può essere riparato se io qua metto 5 al posto di 8, cioè al posto di 8. Quindi, siccome c'era questa ridondanza, cioè questa struttura, io qui, se trasmetto questi numeri con qualche metodo di trasmissione numerica dell'informazione, se qua c'è un errore posso non solo trovarlo ma anche correggerlo. Il nostro cervello questo lo fa automaticamente, ma se c'è una struttura sotto, se non c'è una struttura, se io mi devo ricordare semplicemente i numeri 1, 4, 5, 5, 2, 7, la prima volta che per qualche motivo ho un piccolo, una piccola defaianza di memoria è finito. È chiaro? Per esempio, se io mi devo ricordare il numero dell'amico mio e se l'ho usato qualche volta a memoria, se l'ho usato, l'ho messo in lista e l'ho fatto sempre richiamato dalla rubrica, è proprio che non me lo ricordo. Se qualche volta l'ho usato a memoria, magari ho osservato che la somma di certe cifre faceva una cosa o qualche altra osservazione che mi consente poi di ricordarmi quel telefono. No? Ho capito. Adesso, vediamo qui qual è l'osservazione che ci permette di convertire le espansioni decimali periodiche, per esempio, in numeri in frazioni. Allora, l'osservazione è questa qui. Dividiamo per 9 1, andiamo a calcolare la frazione 1 nono. Quanto fa un nono? Un nono fa 0,1 periodico. Nono è 0,1. Okay. Andiamo a calcolare un 99esimo. Un 99esimo è 0, allora devo mettere prima uno 0 e 10, 99 al 10 non c'entra, poi ci metto un altro 0, 99 nel 100 c'entra una volta e il resto è 1 e quindi riparte il discorso. Quindi stavolta chi è periodico? Non 1 ma 0. Quindi un 99esimo è 0,01 periodico. Adesso secondo voi un 999esimo quant'è? 001 periodico solo questo. È chiaro? E così via. Adesso cosa dobbiamo osservare? Per esempio 37,99, quanto farà? 0,01 periodico. Allora 0,01 periodico per 37. E quanto fa 0,01 periodico per 37? O no? Perché quella è 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 per 37 fa 37. Quando andate a fare la moltiplicazione le cifre non si sovrappongono mai, non c'è mai una somma in colonna, quindi se io faccio 0,01 per 37 questo mi fa 0,37,
se prendo gli altri, aggiungo 0,1 qua, mi vengono 2,37, se andate a fare la moltiplicazione. E se ce ne sono infiniti, semplicemente si ripete 37 infinite. Quindi sarà 0,37 per esempio. Quindi, prima osservazione, un nono, un 99esimo, un 999esimo, semplicemente è 0 e poi c'è un decimo però periodico, oppure un centesimo periodico, e si ripete. Poi qua è un millesimo periodico, e così. È un po' più, un 999esimo è un po' più di un millesimo, no? Quindi verrà un millesimo, più un millesimo di un millesimo, più un millesimo. Infatti se fate la somma della serie viene esattamente un 999. Ok, adesso, una volta detto questo, questo quando è? Quante sono le cifre? 3, 3, 3. Per quello che abbiamo detto prima, questo è come se fosse 1, 4, 2, 8, 5, 7 per 0,000001 periodo. Ma questo qua è 1 fratto 1 fratto 999.999 e quindi abbiamo ottenuto la nostra frazione. Ah, dice, ma allora non viene un 0. Aspetta, bisogna semplificare. Fate 1. Quanto fa? 9 porto 4, 9 porto 3, 9 porto 5, 9 porto 1, 9 porto 2. Ah, semplifico. E viene un 0. Allora, qual è la regola in generale? Allora, supponiamo per esempio, facciamolo così, mettiamo 0,2313 e mettiamo il periodo solo qua. Come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come 0,23, anzi, sì, facciamo, scriviamo 0,23 più 0,0013. Però posso anche scrivere così un po' meglio. Prima lo scrivo come 23 su 100. 0,23 è 23 centesimi. Più qua posso scrivere 0,13 periodico fratto 100. Dividere per 100 significa spostare due posti dopo l'altro. A questo punto vedete che ho una frazione più, vabbè, un'altra frazione dove però al numeratore ci sta un numero scritto in quella forma lì, cioè 0 seguito da un periodo. Ma 0 seguito da un periodo che cos'è? Allora, 23 centesimi più qua c'è un centesimo che moltiplica questo 0,13, quant'è? Questo me lo dite voi. Quante? 13? Su 99. Adesso faccio comune multiplo al denominatore, qua mi viene 23 per 99 più 13. Ah, che poi sarebbe 2313 meno 23. Sarebbe, perché 2313? Sarebbe 23% più 13 che fa 2313 meno 23 per 1 che fa meno 25. E abbiamo ottenuto la nostra regola. La regola è che si scrive tutto il numero periodo antiperiodo senza tutte le cifre di periodo antiperiodo senza virgola, senza niente. Poi si sottraggono
le cifre intere, diciamo il numero intero del, che indica l'antiperiodo, cioè quello che viene prima del periodo, e poi si divide per un numero che ha tanti 9 quando sono le cifre del periodo e tanti 0 quando sono le cifre dell'antiperiodo, cioè le cifre del periodo dell'antiperiodo dopo la vita. Quella che sia, sta regola è abbastanza elaborata e complicata. Quindi è difficile da ricordare. Io me la ricordo? No. Però la so fare la conversione da sì. Allora questo dovete. E io non me la ricordo, però la conversione la so fare lo stesso. Perché quando ho scritto il numero così, non è difficile scriverlo come un pezzo senza la parte periodica e un pezzo con la parte periodica. Un pezzo senza la parte periodica, la spazio decimale è limitata e mi viene così e lo converto facilmente in frazione. Quest'altro lo converto facilmente in una frazione che inizia con 0 virgola e poi qua c'è il periodo. Una volta che ho fatto così, questo lo scrivo usando le proprietà di un nono, un 99esimo, l'espansione di un nono, di un 99esimo, di un 999esimo, quindi questi sono 13,99esimi che abbiamo visto prima, è molto facile da ricavare, sostituisco e faccio così. Poi l'ultimo è stato fatto apposta per, quindi volendo 2313, dobbiamo fare il controllo, 2313 meno 23 quanto fa? Fa 2290 fratto 9900, quindi posso togliere uno zero. Adesso facciamo 2290 fratto, scusate, 229 fratto 990 e quanto fa? Fa 0 virgola. Qua aggiungo uno 0, adesso 2, 2 per 0 0, 2 9 18 19 1, poi abbiamo 3, 2970, facciamo prima 930, qua viene 1, 990 fa 310, ah, qua viene 3, vedete che si è ripetuto il resto, 310 della 3000, quindi sta parte qua si ripete. Ah, funziona, quindi è venuto anche un esempio non proprio banale. Allora, un'ultima osservazione, ripeto, questo sembra tempo sprecato ma non lo è, io non faccio mai cose proprio a non cerco di, già ce l'abbiamo poco di tempo, cerco di non buttarlo. Un'ultima osservazione, prendete questo numero qua, 0,19 periodico, facciamo la nostra copertiamo. Okay. Quindi questo è 19 meno 1 fratto 90, 19 tutto il numero meno l'antiperiodo fratto un numero che ha tanti 9 quando sono le cifre del periodo, tanti 0 quando sono le cifre del periodo. Dopo. E quanto fa? Adesso facciamo la divisione, 18 novantesimi quanto fa? Un quinto, cioè? 0. Oh, funziona o non funziona stavolta? Cioè io sono partito da 0,19 periodico, ho convertito in frazione, ho riconvertito in espansione decimale, invece di venirmi con lì mi viene 0,2. È giusto o no? Cioè la domanda è,
0,1 e poi 9 periodico e 0,2 sono due numeri diversi o no? Questo e questo sono la stessa cosa o no? Allora, proviamo con il metodo democratico. Quanti pensano che siano la stessa cosa? Siamo lo stesso numero. Nessuno. La stessa cosa, essere lo stesso numero. Quanti pensano che siano due numeri diversi? Quanti non pensano alla maggioranza? Sempre così. Allora, come vedete, lo 0% pensano che siano lo stesso numero, il 15% pensa che siano due numeri diversi, l'85% non pensa. Sono lo stesso numero. Sono lo stesso numero. Gli unici numeri che hanno due espansioni decimali sono quelli che finiscono per 0, cioè l'espansione decimale limitata. In realtà 0,5 e 0,4 e poi tutti 9 è la stessa cosa. Non sono due numeri. No, non è un problema se avete detto media diversa, non sta qua per imparare. Non sono due numeri diversi. Le serie le avete fatte, ma nessuno le avete fatte. Adesso. Ma 0,19 periodico è un decimo più un decimo di 0,9 periodico, ma 0,9 periodico è somma per, quindi quello che devo dimostrare è che 0,9 periodico e 1 sono la stessa cosa. 0,9 periodico è somma per h che va da 1 a infinito di 9 fratto 10 ad A. Vedete, se parto da 1, se parto da 1 viene 9 decimi, 0,9, poi H uguale a 2, 9 centesimi, 9 millesimi, questo è 0,9 periodo. Allora il 9 lo posso portare fuori, poi qua, anzi 9 decimi lo porto fuori, quindi rimane somma per h che va da 1 a infinito di 1 fratto 10 alla h meno 1, cioè 9 decimi, h meno 1 lo chiamo k, somma per k che va da 0 a infinito di 1 fratto 10 alla k. Ma questo è 9 decimi, questa è la serie geometrica, la serie geometrica fa 1 fratto 1 meno 1 decimo, la somma che fa 9 decimi, 9 decimi su 9 decimi. Quindi non sono due numeri diversi, sono due modi diversi di indicare lo stesso numero, non è che su, cioè sulla retta 0,9 periodico e 1 sono la stessa cosa, non ci sono due punti diversi che corrispondono a quelle due espansioni, sono due modi diversi di scrivere. 1 lo posso scrivere, se scrivo 5 meno 4 capite che è 1, no? Se scrivo 4 diviso 4 capite il stesso che è 1. Se scrivo un'equazione complicatissima che alla fine c'ha solo soluzione 1, sempre 1 viene, o un'espressione complicatissima che alla fine fa 1, sempre 1 è. Questa espressione vale 1, questa espressione vale 0,2. Quindi attenzione che ci sono alcuni numeri, quelli precisamente, quelli che hanno una espansione decimale limitata, che... Vabbè, ok. Vabbè, qui abbiamo imparato a convertire i numeri da frazioni, le frazioni con la loro espansione decimale e viceversa. Però rimane il fatto che le frazioni non sono tutti numeri, ci sono numeri che non sono frazioni. Per esempio, radice di
Allora, chi è? Quindi noi abbiamo un campo Q che era quello delle frazioni, dei numeri razionali. Qual è un campo un po' più grande col quale avete lavorato per tutta analisi 1? R. La costruzione di R è analisi 1, quindi questa o l'ha fatta il professore o l'ha detto il professore di analisi 1, quindi, o se no ve l'andate a vedere sulle mie lezioni di analisi 1, ma in ogni caso non la voglio rifare perché è troppo. L'idea sostanzialmente è quella che sulla retta ci sono tutti e solo i numeri reali, poi ci sono i numeri razionali, ma ci sono anche quelli razionali, perché io se prendo qua il quadrato di lato 1 questo viene radical 2, quindi se ci metto solo i numeri razionali, cioè le frazioni, non prendo tutti i numeri della retta, allora devo completare con altri numeri che mi fanno esaurire tutti i punti che stanno sulla retta. Questo completamento, estensione, come la volete chiamare, si chiama R. In R chi ci sta? Per semplificare, ci sono tutti i numeri che hanno un'espansione decimale, però come abbiamo visto le frazioni hanno un'espansione decimale limitata oppure periodica. Se io scrivo un'espansione decimale qualunque, scrivo infinite cifre a casaccio, mi viene un numero reale, ma non necessariamente una frazione. Se le cifre non sono periodiche, non mi viene una frazione. È chiaro? Okay. Però anche qui possiamo fare la somma, possiamo fare il prodotto, sono commutativi, hanno tutte le proprietà, gli elementi diversi da 0 hanno i reciproci, eccetera, 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 eccetera. Si può fare tutto. In verità, computazionalmente non si può fare niente, cioè se io faccio radice di 2 più radice di 3 o lo lascio indicato o radical 2 più pi greco o anche radical, vabbè no, radical 2 più 4 è facile, basta alterare solo una cifra e dire che le altre sono uguali, ma radical 2 più radical 3, siccome ho infinite vide cifre di radical 2 e vide cifre di radical 3, non lo posso mai. Allora, voi se prendete un qualunque programma, Maple, Matematica, Derive, un programma serio, anche un Derive che è un programma minore, ma comunque matematicamente imposta le cose in maniera corretta, se voi scrivete là radical 2 più radical 3, gli dite semplifica, quello vi dice radical 2 più radical 3, non semplifica. Se gli dite in questo caso approssima, allora vi scrive, vi chiede prima quante cifre decimali? 30, e allora vi scrive 30 cifre decimali. 70, vi scrive 70 cifre decimali. Insomma, è facile per i programmi di oggi calcolare anche 200 cifre decimali, o 3000 cifre decimali. Il problema rimane sempre che se ne scrivo 3000 cifre decimali, no, per esempio, se scrivo 3000 cifre decimali di pi greco, ho scritto pi greco? No. Scritto un'approssimazione di pi, in quel caso sì, è un'approssimazione. Però finché lo scrivo col simbolo pi greco, io so che quel simbolo indica qualcosa che se voglio posso calcolarlo anche con un milione, un miliardo o quante cifre decimali voglio. Quindi quel simbolo indica un numero preciso. Tutti i simboli stanno in R, quindi da qua a R la differenza sembra piccola, sembra, però è sottile ma importantissima. Importantissima perché ci permette, per esempio, se tu facevi un limite di una successione di numeri razionali, non sempre rimanevi in Q, potevi andare a finire in R. Se tu fai un limite di una successione di numeri reali convergente, rimani sempre in R. Poi ce n'è un altro di campo che avete studiato, C.
ho un numero di C in forma algebrica, algebrica si indica così. I è l'unità immaginaria, con la regola che i per i fa meno 1, usando le proprietà distributive del prodotto, eccetera, eccetera, automaticamente io verifico tutte le proprietà, tranne una che la devo verificare più precisamente. Quale? Cioè tutte le proprietà sono facili da verificare, tranne una. L'unica proprietà che non è banale verificare è il reciproco. Tutte le altre sono conseguenze automatiche delle proprietà di addizione e moltiplicazione sui numeri reali. Perché per esempio che questo sia distributivo, è chiaro che lo fate con la proprietà distributiva. Se io faccio A più IB per C più ID, faccio proprio la distribuzione di più prodotti. 1 su Z, quanto fa? Z è questo qui. Fate il prodotto e vedete che vi trovate. Se vi ricordate, Z per Z coniugato fa modulo di Z quadro. Quando io faccio Z per questo numero, sopra viene il modulo di Z quadro, sotto viene il modulo di Z quadro, semplifica e fa. Questa potete dimostrarlo, potete ricavarlo, potete verificarlo anche semplicemente avendolo detto io. Sono altri mille modi per fare, diciamo, ricordarselo, perché vabbè, però questo è sempre l'opera di analisi, quindi non mi va di perderci. Quindi questo qui pure è un campo. Allora, questi qui sono campi infiniti, cioè hanno un numero infinito di elementi. Ce ne sono anche altri campi infiniti, non sono solo questi. Però questi saranno gli unici che noi vedremo. In realtà vale la pena, anche se probabilmente durante il corso non ne vedremo alcuno, ma vale la pena di dire pure che ci sono dei campi finiti. Il campo finito più semplice da considerare è questo. Questi sono campi infiniti, esempi di campi finiti. I campi finiti si può dimostrare, guardiamo prima l'esempio e poi diciamo quello. L'unico esempio che daremo di campo finito è Z modulo P, dove P è un numero primo. Che significa un numero è primo? Significa che è divisibile solo per uno e per se stesso. In realtà bisognerebbe dare una definizione un po' diversa, che questa definizione, secondo questa definizione, 1 sarebbe primo e 1 non è primo. A parte 1 va bene quella definizione là, con l'esclusione di 1. Quindi quali sono i numeri primi minori di 30? 2, poi 3, 19, poi 21, no, 23 sì, 29 fino a 30 sono 20. Allora facciamo per esempio Z modulo 5.
quando scrivo questo simbolo qui, intendo dire le classi resto nella divisione per pi, cioè i possibili resti quando divido per pi. Allora, quando divido per pi, chi sono i resti? Quando sono i numeri che vanno da 0 fino a pi meno 1. Quindi z modulo 5, gli elementi sono 0, 1, 2, 3 e 4. Poi però devo dare la tavola dell'addizione. Vedete, lo 0 posso anche scrivere qua, addizionato a sinistra o a destra, qualunque numero lo lascio in alterato. 1 a fino a qua l'addizione normale. 1 più 4 però fa 0. Perché fa 0? Perché 1 più 4 fa 5. Nel nostro insieme 5, i multipli di 5 si possono scalare perché dobbiamo ritornare, diciamo, nella nostra operazione, per ritornare al nostro insieme si possono scalare i multipli di 5, quindi 5 per noi e 0 sono la stessa cosa, quindi viene 0. Anche qui l'addizione è facile, l'addizione cioè si fa come si fa sull'orologio. Sull'orologio si fa modulo 12. 11 più 4 non fa 15, ma fa 3. Perché se state alle 11 passano 4 ore, ci togliete 12. Ogni D è modulo 12. Qua è modulo 5. O un altro numero primo. Perché il problema che il numero deve essere primo? Perché sennò abbiamo problemi con la moltiplicazione. L'addizione la potete fare anche modulo 12, per esempio. Andiamo a fare la moltiplicazione. Vedete, qua 0 per qualunque numero fa 0. Questa proprietà l'abbiamo messa noi? No. Perché non l'abbiamo messa? Perché si può ricavare dalle altre, si può dimostrare, non ci interessa dimostrare, se no perdiamo tempo. Allora, 1 invece è l'elemento nero della moltiplicazione, e 2, 2 per 1 fa 2, 2 per 2 fa 4, 2 per 3 fa 6, cioè fa 2 per 4 fa 8, cioè fa 3. Vedete? Chi è l'immerso di 2? 3, che 2 per 3 fa 1. Il reciproco di 2 in questa moltiplicazione qua è 3. 3 per 2 fa 1, 3 per 3 fa 9, cioè 4, 9 meno 5 fa 4. 3 per 4 deve essere l'unico che manca, cioè 2. Allora, 4 per 2 fa 8 per 3, 4 per 3 fa 12, cioè 2, 4 per 4 fa 16, cioè 1. Ah, 4 al quadrato fa 1. 4 per 4 fa 1. Allora, andiamo a fare per esempio 0, la tabella di 0 modulo 6, la moltiplicazione. Vabbè, lo 0 non ce lo metto, perché lo 0 è banale, la moltiplicazione fa sempre 0, no? Facciamo modulo 6. Anche l'1 si poteva non metterci. Allora, 2 per 2 fa 4, 2 per 3 fa 6, cioè 0, 2 per 4 fa 8, cioè 2, 6 e 0, scusate, il resto fino a 5 è 1. Allora,
vedete qua un macello. Cioè, qual è la differenza tra questa tavola di moltiplicazione e questa tavola di moltiplicazione? Qui ci sono due numeri, per esempio 2 e 3, che non sono 0 e moltiplicati tra di loro fanno 0. Possono avere un reciproco? No, non ce lo possono avere. Vedete, qua non c'è nessun numero che moltiplicato per 2 fa 1. Cioè, qui non vale quella che si chiama legge dell'annullamento del prodotto, che vale anche in R. Quando tu fai i due numeri e sai che il prodotto viene 0, qua è 0 uno, qua è 0 l'altro. Qua vale, i zeri sono tutti qua e basta. Qua non ci sta uno 0. Se fai 2 per 3, modulo 5, non può venire 0. Qui ogni elemento ha il reciproco, vedete? 1, 1, 1, il reciproco di 1 e 1, il reciproco di 2 e 3, il reciproco di 3 e 2, il reciproco di 4 e 4. 4 è come se fosse meno 1. No? Qua no! Non tutti gli elementi hanno il reciproco, solo 5 c'è il reciproco. Allora, questo insieme con questa addizione e questa moltiplicazione è un campo. Questo no, sarà un gruppo abeliano, sarà un anello, ma non sarà un campo. Cioè ci avrà l'addizione modulo 6, ci avrà la moltiplicazione modulo 6, ma non ha, ci avrà l'identità, perché anche lì c'è l'1, ma non tutti gli elementi hanno il re. Allora, quando è che z modulo p modulo n è un campo? Solo quando n è uguale a p, cioè quando è un numero. Questo si può dimostrare, non ci interessa dimostrarlo, però questi numeri qua, questi qua si chiamano campi finiti. Dice, ma perché ce li fai? Dice, io non li incontrerò mai. Beh, non lo so. È vero che, per esempio, in ingegneria dell'informazione i campi finiti sono molto importanti. I campi finiti servono, per esempio, per la crittografia, possono servire per la trasmissione numerica, possono servire per tante cose. Per ora non mi interessa, ma domani ci sono molti esempi di nozioni che sono state sviluppate in altre scienze precedendo la matematica e anche di cose che sono state sviluppate in matematica e prima si pensava non servire e poi invece servire. Dipende chi, ovviamente ci sono probabilmente più numerosi gli esempi del primo caso. Cioè prima, per esempio, le wavelets sono state sviluppate da cioè il primo a scoprire il concetto di wavelet, ondine, ondicine, come lo avete chiamato, in francese onda letta, è un concetto che ha sviluppato un ingegnere minerario. Quindi non stiamo a parlare di ingegneri informatici, stiamo a parlare di un ingegnere industriale. Per quale motivo? Questo qua doveva fare le, doveva capire dove stava il petrolio in Africa, allora faceva delle, mandava giù dei segnali con delle onde e a seconda di come queste onde rimbalzate il segnale che otteneva indietro capiva dove stava il petrolio. Per capire meglio questa cosa ha sviluppato un formalismo di calcolo che poi è stato, diciamo, ha sviluppato dei tipi di calcoli che poi sono stati formalizzati meglio dai matematici, ma è roba recente, non è roba di 100 anni fa, è roba di 30 anni fa. Ok? Sei un ingegnere francese minerario, quindi un ingegnere completamente industriale, quindi. Viceversa, quella parte chi si occupa delle strutture matematiche che hanno tutte queste proprietà, eccetera, l'algebra, dice l'algebra è una materia antipatica, già quella analisi astratta, l'algebra è peggio, più astratta. Quindi qua sembrava che non servisse a granché. Quindi i fisici all'inizio del Novecento la volevano togliere dal corso di fisica. Perché ce l'ho? Cioè, che senso ha? Fare questa materia. Subito dopo hanno scoperto la fisica quantistica, dove l'algebra entra. È necessario sapere l'algebra, se no non capisci. Qui sono tornati.
indietro di corso, hanno ripreso. Altri esempi, non di diciamo cose che sono state scoperte prima di Trump e poi sono diffuse dagli altri, ma addirittura per esempio di natura didattica. Ora, come vedete, questa mattina abbiamo fatto soltanto un po', stiamo facendo soltanto un po' di algebra, ancora non abbiamo visto un vettore, una cosa geometrica, niente. Questo è un problema, li vedremo, li faremo, insomma, cercheremo di... Però, dal punto di vista geometrico, io vedo già, anche con quelli, spero che voi, a voi serve di più, quindi spero che voi siate meglio, in questo senso, ma io lo vedo con gli studenti di TLC. Quelli già non sanno vedere in R2, non sanno vedere le cose in R2. Ma appena faccio un disegno tridimensionale non capisco più niente. Per adesso, poi, piano piano, rimediamo. E questo è un problema, il problema della geometria piana, della geometria solida, viene fatta male. Addirittura in Francia, per un certo periodo, l'avevano ridotta proprio ai minimi termini, se non eliminata addirittura dalla... Sono dovuti tornare indietro di corsa, dopo 20 anni di questa cosa, questi non capivano niente più. Sono dovuti tornare indietro di corsa. Quindi c'è la geometria euclidea, ma quella roba di 2000 fasti, chi è che ormai fai un computer, non lo fai... Eh sì, però poi quello che disegno, devi capire. Non è che faccio. Quindi, stiamo attenti che qua ci muoviamo su concetti che ci sono voluti 2000 anni per svilupparli. Sì, è vero, tutto quello che vuoi. Il progresso è in accelerazione, però... introdurrà dei concetti nuovi e questi concetti nuovi vanno metabolizzati, vanno interiorizzati, vanno aggiunti, vanno... ma non è che prendi perché sta tutto quello nuovo, quello vecchio non è buono più. Dipende, alcune cose vengono superate, altre cose no. Soprattutto altre cose troveranno applicazione, gli stessi concetti troveranno applicazione in, diciamo, saranno parenti di nuovi concetti, quindi ti potranno anche aiutare a capire dei nuovi concetti. Non è che ci sono dei campi che sono stati superati, no, non campi come inteso come struttura algebrica, diciamo delle branche della matematica che sono state, però ogni tanto sono, per esempio le curve algebriche quest'anno studieremo, diciamo in questo corso studieremo un po' di coniche. Allora, rette, piani sono i luoghi delle equazioni lineari, cioè di primo grado. Se io prendo nel piano e scrivo x 3x più y più 2 uguale a 0, quella è una retta, diciamo le soluzioni di quella equazione mi daranno una retta. Se scrivo nello spazio l'equazione 3x più y più 2,0 uguale 4, quello sarà un piano. Poi vedremo come che piano sarà, come disegnarlo, cosa fa. Però quelle saranno le equazioni di grado 1, poi ci sono i polinomi di grado 2. Per esempio, se io scrivo nel piano y uguale x quadro più 1, tutti quanti sapete che hanno parabola. Se scrivo x quadro meno y quadro uguale 1, magari qualcuno sa che è un'iperbole, spero di sì, e così via. Quindi queste qua si chiamano coniche. Poi ci sono le, diciamo, i luoghi degli z di equazioni di grado superiore e si chiamano curve algebriche. Ok? Ora, queste curve algebriche venivano studiate moltissimo fino all'inizio del Novecento, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Dopo lo studio, per quale motivo? Se io vi scrivo una curva algebrica di grado 3-4, se ve la scrivevo nel 1910, voi non avevate alternative che fare i conti a mano. E quindi, siccome i conti costavano fatica, se sapevate subito che questa facendo due conti veloci veloci capisco che è una curva, c'ha come è fatta, no? Quindi c'ha questo punto doppio, quella, un po' di cose.
la stessa domanda ve la faccio adesso, voi la mettete dentro a quel programma che dicevamo prima e quello fa così. Dice vabbè, quello arriva con tutti i suoi capi, dice vabbè, ma io già l'ho vista, l'ho fatta così così così. Però, non è proprio liscia liscia la cosa, nel senso, sì, le curve algebriche adesso non le studieranno, prima tutti quanti, chi faceva la doveva studiare, questa parte la doveva studiare per forza, perché serviva in un sacco di situazioni. Adesso magari la fa, sì, la fa solo chi fa matematica, la fa solo chi fa matematica e si specializza in geometria, farà, diciamo, la farà in maniera più approfondita. Però poi ci stanno le curve ellittiche che servono, per esempio su campi finiti, servono per fare crittografia. Quindi insomma, quello che fai uscire dalla porta magari certe volte rientra alla fine. Non è più sviluppato come prima questo studio qua. Però, quindi stiamo attenti. Cioè quello che vi presento io sono cose che sono universali 2000 anni, non sono decadute negli ultimi anni e avranno, diciamo, prima o poi le incontrerete. Quindi, ok, cercare di metterci un po' di volontà per cercare di imparare. Detto questo, noi abbiamo due tipi di campi a, diciamo, infiniti. Gli unici che useremo noi saranno Q, R, C. Qualche volta potremo usare, potrà capitare, se mi va di dire qualcosa in particolare sulla crittografia, di usare Z modulo P, che è un campo finito. Abbiamo, diciamo, quella tavola si costruisce facilmente per qualunque P, cioè l'addizione e la moltiplicazione si fanno, si dice modulo P, cioè si fa l'addizione o si fa la moltiplicazione come si farebbe per i numeri interi, e poi si divide e il risultato si prende il resto nella divisione per P. Si divide per P e si prende il resto. Esempio, 3 per 3, 9, diviso 5, fa 1, con il resto 4, si prende 4. Quindi 3 per 3 fa 4. In questo caso, quando io vado a fare, se prendo M minore di P, N minore di P, M è maggiore di 0, M per N, ovviamente questo non è divisibile per P, questo non è divisibile per P, neanche M per N è divisibile per P, quindi M per N è diverso da 0 modulo P. Cioè se M e N sono due numeri in Z modulo P diversi da 0, abbiamo appena dimostrato che il prodotto non può fare 0. Allora, poi si può dimostrare facilmente che ogni elemento di Z modulo P ha un unico inverso e, quindi, e poi che valgono altre proprietà della moltiplicazione e tutte quelle proprietà che abbiamo visto prima, quindi effettivamente Z modulo P è un campo ed è l'esempio più semplice di campi finiti. Non ci sono solo questi, un campo finito si può dimostrare che ha un numero di elementi pari a una potenza di un numero primo. Quindi questo per esempio quanti ne ha? Quanti elementi ha? 5. Allora, Z modulo P ha esattamente P elementi. Chi sono questi P elementi? 0, 1, 2 fino a P meno 1 sono P e quindi ha un numero P. Però si potrebbe si può costruire un campo finito se solo se, diciamo, ogni campo finito, cioè, ha un numero di elementi che è uguale a P all'alfa. Per esempio ci sono campi con 9 elementi, perché 9 è 3 al quadrato e il quadrato è il numero primo. Non ci sono campi finiti di 15 elementi, perché 3 per 5 sono, è il prodotto di due numeri primi diversi, quindi non è il quadrato di un numero primo. Allora ci sono elementi, per esempio, di campi finiti di 16 elementi, che 16 è 2 alla quarta, 2 è il numero primo. Quelli campi là non ci interessano, quindi non li vedremo mai. Quindi gli unici campi che ci interessano sono questo, questo e marginalmente, qualche volta, questo e questo. Quasi 99% useremo solo R e C. L'1% delle volte potremmo usare Q o questo. Poi è chiaro chi sono i campi? Ho perso 2 ore, quindi no. Vediamo che cosa è fatto. 5 minuti di